ora prendiamo lo stesso generatore da 12 volt del video precedente e le stesse tre resistenze da 5, 10 e 20 ohm, soltanto che le disponiamo in parallelo e ci chiediamo quanta corrente eroga adesso questa batteria e troveremo che è un valore diverso da prima. Vedremo che adesso la batteria eroga una corrente molto maggiore rispetto a prima quando le resistenze erano in serie. Ricordiamo che le resistenze in parallelo non sono più attraversate dalla stessa intensità di corrente elettrica. Infatti la corrente elettrica erogata dal generatore giunge nel punto A, che è un nodo, cioè un punto in cui la corrente elettrica si può dividere in due o più strade. In questo caso sono tre strade. La corrente elettrica si divide in I1, I2, I3. Naturalmente la somma di queste tre flussi di corrente, I1, I2, I3, è uguale alla corrente totale I. Dopodiché, dopo aver attraversato le tre resistenze, queste tre correnti I1, I2, I3 si riuniscono nell'altro nodo B e ridanno la corrente I, che poi viene fatta scorrere all'interno del generatore. Queste tre intensità di corrente I1, I2, I3 saranno diverse e in particolare la corrente maggiore scorrerà dove la resistenza è minore, cioè nella R1, mentre invece nella R3, che è la resistenza da 20 ohm, la più grande, scorrerà meno corrente di tutti. Quindi la I3 sarà minore della I2, che sarà minore della I1. Le tre resistenze in parallelo però hanno una cosa in comune, hanno la stessa differenza di potenziale alle loro estremità, cioè ai loro capi. Infatti il polo positivo del generatore si trova a 12 volt, quindi il nodo A si trova a 12 volt, mentre invece il nodo B si trova a 0 volt perché è collegato al polo negativo della batteria. Ricordiamo che nei fili di collegamento, come questo filo qua sotto, non c'è caduta di tensione perché questi fili hanno una resistenza praticamente nulla. Possiamo semplificare questo parallelo di tre resistenze sostituendolo con uno solo, quindi con una sola resistenza, detta resistenza equivalente del parallelo, R parallelo. Sappiamo anche come calcolarla attraverso la somma dei reciproci delle tre resistenze. Però seguiamo una strada diversa, calcoliamo le tre correnti singole I1, I2 e I3. Le calcoliamo con la legge di Ohm, la prima legge di Ohm, delta V su R1, su R2 e su R3. Non sto a specificare delta V1, delta V2 e delta V3 perché abbiamo detto che le tre resistenze sono sottoposte alla stessa DDP ai loro capi, quindi delta V è sempre 12 volt per tutte e tre. Perciò divido 12 volt per 5 ohm, per 10 e per 20 e trovo le tre correnti I1, I2 e I3. Giustamente, come dicevamo prima, trovo che la corrente più intensa scorre nella resistenza più piccola, cioè nella R1, ci scorrono 2,4 A. Nella R2, che è il doppio di R1, R1 5 ohm, R2 10 ohm, scorrerà una corrente dimezzata rispetto alla I1, infatti 1,2 A è la metà di 2,4 A. Nella R3, che è il doppio di R2, scorrerà metà della corrente I2, infatti 0,6 A, la metà di 1,2 A. Ora che ho le tre correnti, le sommo perché le tre correnti sommate insieme danno la corrente erogata dal generatore. Perciò la corrente che scorre in totale nel generatore è la somma delle tre, 4,2 A. Ora applico la legge di Ohm al circuito semplificato, quello che aveva un'unica resistenza equivalente al posto delle tre in parallelo. Quindi applico la legge di Ohm ai capi di R parallelo tra A e B. La differenza di potenziale tra A e B è uguale alla resistenza che c'è tra questi due punti, quindi R parallelo per I. Ma questa differenza di potenziale è di 12 volt perché tra A e B ci sono 12 volt. Questo è collegato con il polo positivo A e B con il polo negativo. E quindi trovo la resistenza parallela con la formula inversa e che risulta circa 2,9 ohm. Come sappiamo, la resistenza equivalente di un parallelo è minore della più piccola di tutte le resistenze presenti nel parallelo. Infatti, le tre resistenze erano da 5, 10 e 20 ohm, la più piccola è da 5 ohm, ma la resistenza equivalente è ancora più piccola, è meno di 3 ohm. E questo non è sorprendente, perché più strade ci sono a disposizione della corrente elettrica per passare,
e minore è la resistenza offerta da un parallelo. Se io aggiungessi una quarta, una quinta, una sesta resistenza in questo parallelo, la resistenza equivalente si abbasserebbe ancora di più. Come quando andiamo al supermercato, più casse sono aperte, meno fila si crea, cioè più è facile far scorrere la fila di persone. Quindi, riassumendo, maggiore è il numero delle resistenze in parallelo, cioè delle casse aperte, e minore è la resistenza offerta in totale. Questo spiega perché adesso la corrente elettrica è intensa a 4,2 A, mentre invece nel video precedente, quando le resistenze erano in serie, era solo di 0,34 A. Quindi la corrente è più di 10 volte più intensa di prima, proprio perché le stesse tre resistenze messe in parallelo offrono una resistenza molto minore rispetto alle stesse tre resistenze poste in serie. Come dicevamo prima, potevamo anche calcolare la resistenza equivalente del parallelo delle tre con la formula dei reciproci, quindi sommando i tre reciproci delle tre resistenze. Attenzione che quando facciamo questo calcolo l'unità di misura sta al denominatore. Quindi 0,20 diviso ohm, 0,10 diviso ohm, 0,05 diviso ohm, totale 0,35 diviso ohm. E poi ricordiamoci che questo non è R parallelo, ma è il suo reciproco, quindi dobbiamo rovesciare questo risultato. Quindi R parallelo è il reciproco di questo, ohm, ecco che l'unità di misura torna al numeratore, diviso 0,35 e fa circa 2,9 ohm, lo stesso risultato che avevamo trovato prima. Infine in questo disegno c'è l'andamento del potenziale che partendo dal polo negativo della batteria a 0 volt viene sollevato a 12 volt quando attraversiamo la batteria e andiamo dal polo negativo al polo positivo. Quindi il potenziale sale come uno ski lift per uno sciatore che sta in montagna. Dopodiché attraversando le tre resistenze in parallelo il potenziale cade da 12 a 0 volt. E 0 volt si mantiene fino al polo negativo. Quindi qui c'è una sola caduta di tensione perché in pratica c'è un'unica resistenza che sarebbe la resistenza equivalente di queste tre in parallelo. Questa freccia colorata in verde è la caduta di tensione da 12 volt tra A e B.